Ciao a tutti, sono Erika. Oggi è il secondo giorno della BookTubathon del 2016 e sono le 10:30 del mattino. Io sono alquanto stanca perché ieri alla fine mi sono addormentata tipo verso le 3 di notte, dato che dopo che ho montato e caricato il video su YouTube, mi sono messa a bighellonare sul computer, su internet, ho guardato qualche episodio di Dragon Ball Z, mi sono messa a guardare i social network, eccetera. E quindi ho perso un po' di tempo, però comunque dato che io faccio molta fatica ad addormentarmi, mi sono messa a leggere. E ho letto 80 pagine di Io sono nessuno e due capitoli della Sombra del Vento, quindi non è che non ho fatto proprio nulla, solo che devo andare molto più veloce d'ora in poi se voglio finire tutte le sfide letterarie per questa settimana. Anche perché sabato mattina io parto molto presto, per cui diciamo che entro venerdì pomeriggio devo essere già molto a buon punto con le letture e non potrò portarmi grandi libri dietro, per cui devo impegnarmi di più. Comunque, ora vado a fare colazione e ne approfitto per guardare su YouTube se Arielbeast ha pubblicato il video con le istruzioni per la seconda sfida della BookTubathon. E niente, quindi ci sentiamo più tardi. Ok, sono andata a vedere su YouTube qual era la consegna per la seconda sfida della BookTubathon e alla fine a caricare il video non è stata Ariel, ma Katrina di Little Book Owl. Comunque, non credo che prenderò parte a questa sfida perché bisogna ricreare l'ambiente di uno dei libri che abbiamo letto. Solo che non ho molta voglia di disegnare oggi e non ho la minima idea di che cosa fare e mi porterebbe via troppo tempo e preferisco portarmi avanti con le letture. Quindi per oggi passa, però comunque al massimo farò la sfida di domani, ovviamente dipende da che cos'è, se mi ispira o no. E niente, quindi ora torno a leggere. Sono le 8:25 di sera, io sto per andare a casa di una mia amica e poi usciremo a prenderemo tipo un gelato perché fa veramente troppo caldo qua. Alla fine oggi pomeriggio mi sono addormentata e sono arrivata solo a pagina 270 della Sombra del Vento, comunque giù di lì. Perciò stanotte devo recuperare tutte le letture che non ho fatto oggi. In ogni caso domani mattina mi dovrò anche svegliare presto perché devo andare a scuola per fare una cosa che poi vi spiego domani. Comunque... niente, quindi ora esco e magari mi faccio sentire più tardi, non lo so. A dopo. Sono le 10:15, io sono appena tornata a casa e ora mi impigiamo e poi continuo con le letture dopo che ho montato il video nuovo. Oggi direi che non ho fatto quasi nulla, in realtà sono ancora più indietro di ieri. Devo recuperare, assolutamente. Domani mi devo impegnare ancora di più, anche se in realtà so già che starò fuori tipo tutto il giorno, perché appunto al mattino devo andare a fare questa cosa a scuola per l'Erasmus. E al pomeriggio forse vado a comprare le cose per la vacanza, quindi sarà un casino. In ogni caso io vi saluto, ora vado a montare il video e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!